Buongiorno amici, eccoci in cucina con Mau. Oggi ricetta semplice, sardine. Poi faremo delle cozze da parte con delle arselle. Okay, ho messo a riscaldare dell'olio di girasole, facciamo riscaldare per bene e aggiungiamo aglio in abbondanza. Io qui ho dell'aglio fresco, ne butto giù un paio di spicchi, senza aver paura. Okay. Ecco qua, 4 spicchi e siamo a cavallo. Bene? Adesso io lo faccio rosolare un attimino, poi qui le mie sardine le ho ripulite dall'interiore, squamate, siamo a cavallo. Ok guys, simple recipe today, sardines have been cleaned from the interiors, remove the scale, quickly done, about 1 kilo to 1.3 kilo of sardines, okay, ready to go. Some olive, really some sunflower oil, basic, plenty fresh garlic, here we go. Let it run for 1 or 2 minutes, low flame. And on the other side, I'm going to prepare my mussels. Okay, guys, here are my mussels and clams. I need to clean them now, okay? In fresh water, and I remove the thread from the mussel, yeah? Like this, simple as that. Okay, let my garlic go. Obviously, plenty chili. Okay, 5 little red chilies, dry. They are cleaning my mussels now. On my second pot, I do the same thing. This time, again, plenty oil, nothing magic, and garlic. Same stuff, okay? Now we cook 2 different things. High flame, okay, let's put mussels there. I keep cleaning my mussels now. Okay, ragazzi, and qui riscaldo dell'olio di nuovo, con l'aglio e ci facciamo un bel sughetto. Ok, abbiamo della polpa di pomodoro, per un attimino la facciamo rosolare e via. L'aglio riscalda bene, rosola bene e inizio a appoggiare piano piano i miei pesciolini. Eccoci qua. Li mettiamo a giro. Opla. Devo disturbare la camera. Siamo un po' stonati oggi. Siamo di ritorno dal mercato del pesce a Billingsgate, qui a Londra. Ecco qua. Abbiamo il pesce in abbondanza,
è stato ben lavato, fresco, un bel profumo di mare. Adesso la sardina cucirà molto velocemente, ok? Quindi occhio, poi ci aggiungiamo poco poco d'acqua, prezzemolo e il gioco è fatto. Eccoci qua ragazzi, allora qui l'olio è riscaldato bene, mettiamoci il pomodoro, non so se riuscite a vedere qua, ecco. Pomodori, fatto, faremo un sugo velocissimo. Hey guys, some tomatoes here, I need to play with the camera a bit, but there we go. Okay, now we need some water. Okay, just a little drop of water and the fish as well. Simple as that. High flame on my fish, high flame on my tomato sauce. Meanwhile, I move away the mussels because obviously it's too hot in here. There we go. Now what do? Breadcrumbs. I need some breadcrumbs. Okay. There we go, all around. See? Okay guys, this is my clean mussels and clams. See, I removed the thread, ok? Ragazzi, pulite le arzelle, le arzelle magari lasciatele un paio di orette nell'acqua per rimuovere la sabbia, siamo a cavallo. Ok, allora facciamoci spazio, opla, facciamoci un po' di spazio e via. Siamo a cavallo, adesso dobbiamo aggiungere il prezzemolo. Pomodoro va. Eccoci qua, aggiungiamo. Ho cambiato programma ragazzi, non avevo più prezzemolo, ci sto mettendo del timo. Ok guys, put some thyme and breadcrumbs. Va bene ragazzi, facciamo cuocere il pomodoro un paio di minuti. Stesso per i pesciolini, una bella spruzzata di sale grosso, a girare, via. Lo stesso al pomodoro, un pochettino, ciò che fa. Adesso diamogli qui 5 minutini. Hey guys, coarse salt, breadcrumbs, thyme, let it go for 5 minutes. Salt on the tomato sauce as well. There we go.
Allora ragazzi, mi raccomando, sta cuocendo per bene il pesce, non abbiamo fretta, no? Lo facciamo andare piano piano, si deve asciugare un po' il brodino. Ecco, un po' al pomodoro qua, si sta asciugando anche questo. Passiamo un po' il fuoco e fra un po' possiamo anche aggiungere i mitili. Ok, mettiamo dell'acqua a bollire. Gentilmente lì, non dobbiamo rovinare il pesce, pian piano il pangrattato si assembla col sughetto, spostiamo i nostri pomodori qua, dobbiamo un po' giocare sullo spazio che non c'è, mettiamo l'acqua a bollire per la pasta, ok, l'intenzione è fare un bel sughetto con la pasta. Mettiamo ancora poco d'acqua nel sugo, si stava asciugando un po' troppo, va bene? E lo facciamo andare. Lo posso mettere qui. Eccoci qua. Via. Dunque, la prossima mossa qual è? Mettiamo il sale nell'acqua, io metto sempre sale grosso, ok? In abbondanza, con abbondante acqua, ok? Scegliamo la pasta per oggi. Ecco qua, io ho scelto delle pennette, ok, sono piccoline, belle, buone e via. La mettiamo un po' in cucina, e qui lo spazio non basta mai. Bene ragazzi, ci siamo, il pesce quasi pronto, ecco, adesso abbasso un po' la fiamma e dovrei coprire un attimino. E far finire di cuocere il pesce. Ecco qua, la copriamo un attimino, bisogna coprirlo. Nel frattempo il sugo va a meraviglia, abbiamo una giratina qua, possiamo aggiungere i mitili, ancora un attimino. Non ho messo delle erbe, mi manca il prezzemolo che è alla base direi, però non fa niente. Eccoci qua, allora un attimino ancora, l'acqua bolle nel frattempo,
siamo pronti, eccoci qua, mettili a avvicinare, controlliamo i pesciolini, sta andando bene, abbasso il fuoco, okay. Il gioco è fatto, siamo pronti, l'acqua ancora un attimino per bollire, mettiamoci un coperchio per aiutare a velocizzare il tutto. Allora ragazzi, cosa faccio io? Adesso inizio a aggiungere i mitili. Bisognerebbe mettere prima le arzelle, poi le cose, ma non succede niente. Una cottura molto veloce, vabbè, molto veloce, okay? Proprio un paio di minutini, il tempo che di far aprirli, il gioco è fatto. Fa una bella pasta abbondante, okay, ecco. Io aggiungo un attimino di peperoncino anche qui, un pizzichino di peperoncino ci vuole, e eccoli, ta-ta-ta-ta. Non mettetene troppo. Hey guys, I add the seashells, mussels and clams to my sauce. Now I will steam just for a couple of minutes, no more, time to open, that's it, 2-3 minutes. Okay, I have covered my fish to finish off, reduce the flame to a minimum. You just check, you know, you will see when the breadcrumbs blend with the water, with the sauce, it's done. Okay, boiling water here, nearly ready. Some lovely Italian pasta, top class. This is the best ever. All right, Danny, it's coming. Okay, I'm coming, just 1 minute. Ok, mischiamo bene. Daniel, acciaio sia, come. Non mai sciogliere. Ragazzi, occhio, vedete le arzelle, allora il fuoco è alto, pian piano le arzelle e le cose si aprono, è una questione di proprio minutini. No, 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 no. Sarebbe meglio coprirle. Oh, no, no. Ok, le copriamo giusto un attimino, va bene? Controlliamo il pesce, va a meraviglia. Adesso cerchiamo un po' di assicurarci, ecco qua, guardate, stanno asciugando bene, il pesce è quasi pronto, un attimino ancora e via. L'acqua sta per bollire e siamo a cavallo ragazzi, ci siamo. Pulitina, una pulitina veloce. Ecco qua ragazzi, l'acqua sta per bollire, bisogna farla bollire, un colpo d'occhio, vedete si stanno aprendo, bisogna far bene, gentilmente, guys, to the lid on it, just for a couple of minutes, no more, until they are fully open, ok, easy going,
dish is ready. I would say so. Okay. Job is done. So I switch off my fish now. Because it's definitely cooked. And that's it. Water's boiling. I'm ready to go with my pasta. Pennette. Okay, 250 grams. Put the lid on top again until it boils, then remove it, okay? There we go. Let's check the muscles. Yeah. See, they're coming together now. See, they are open. A little bit more. That's it. Okay. Oh, we can leave it without lid now. Mind to taste my sardines just to see. Let's get a plate. Let's have a look, guys. Assaggiamo le nostre sardine, ragazzi. Vediamo un po' che abbiamo combinato. Ecco qua, ne prendiamo una al centro. Guarda che belle che sono. Ok. Di massaggiare, vediamo un po'. Sono definitivamente belle, cotte, fresche. C'è il profumo del mare, ragazzi. Assaggiamola, pezzettino. Spettacolare. Buonissimi, ragazzi. Eccoci qua, linguicina con Mao, una ricetta semplice semplice. Adesso non li viene bene, ma ecco qua, guardate che belle che sono. Col pan grattato, buonissime, occhio alle artelle qua. Ecco qua, sono cotte, spegniamo il sugo, va bene? Bisogna spegnerlo. Adesso, come la pasta bolle, mischiamo tutto, il gioco è fatto. Ecco qua, andando bene, una giratina alla pasta, che non si attacchi. È fatto. Allora, devo fare un po' di spazio, come voi potete immaginare. Ecco, spostiamo i pesci, li spostiamo qua, prendiamo un altro gambe, bello grande, va bene? E ci versiamo le cozze, che ci serve un recipiente grande, ok? Ecco qua. Va bene, aspettiamo che la pasta sia pronta. Sta cuocendo per bene. Possiamo togliere il coperchio tranquillamente, pasta in ebollizione. Eccoci qua.
Ecco, ci sono le cozze. Bene. C'è un gran profumo qui. Allora io ci butto giù un po' di scorza di limone. Senza esagerare. Ok, dà un bel sapore. Ok, adesso la pasta cuoce da 3/4. Direi 4/5. 4/5. Il sughetto che è bello qua, siamo a cavallo, ragazzi. Ok, so let's jump down and fire. Ready? 3, 2, 1, let's go. Oh my god, mettiamo un po' di erbe. Allora ragazzi, ci vuole ancora un attimino per la pasta. We have to wait a couple of minutes for the pasta. Really, you need to cook the mussels as less as possible. Don't keep them cooking for too long, few minutes. So you see, it's all basically ready to go. Look at the bottom, it's a lovely sauce. Okay, that's what we do in Italy, finger. And we test it. Done, perfect. Okay, pasta is cooking, nearly there. Now I'm gonna move my mussels to the high flame. Flame. Oh, yes, do. Here. Yes. I'm gonna drop a bit of boiling water in here. Yeah, just a little bit, not too much, but you don't see. But I can do this for you. Let's do this. Okay, there we go. Now I'm gonna drain my pasta. There we go. Pasta in. That's it. High flame. And start mixing. Okay, I left another bit here of water, which I will add if I need to. Move it from the camera though. There we go, let's start mixing. High flame, just for a couple of minutes, okay? Just be very quick. Very, very quick. Okay. Unfortunately, I need to do something else. No, the flame is not high enough here, so I need to move it. And that. There we go. Don't know what you can grasp. How did it happen? Okay. Just time, guys. Just wait. Let it boil, you know, for, I don't know, 2 minutes, no more. And then the flame off. Ragazzi, ci siamo. Chiama alta. Ciò che è fatto. Io ci darei una bella spruzzatina di olio d'oliva adesso. E via, per arricchire un attimino. Ciò che è fatto. Spero che sta iniziando a bollire. Finisce la cottura la pasta. E guys,
Pass now. Now we finish cooking. You see the flame, the bubbles. It's going nicely. Add some extra virgin olive oil if you want to. All the clams need to be open, fully open. Job is done. Okay. Okay, I won't eat the pasta immediately. Let it cool down. Wait, absorb the juice. Oh, it's up to you, really. You can eat it straight away, but I normally wait a little bit. I'm not in a hurry. So you can. And take all the flavor in. Pasta is basically done, guys. Oh, so okay, put some in the plate for you. Some parsley if you can. I don't have any today, so there you go. Okay, so the juice has to be absorbed by the pasta, yeah? Really. It's going nicely. I give another minute and that's it. A bit more juice. Guys, this is a soup pan dish. You will love it. Okay guys, flame off now. Flame off. Okay, clams and mussels, they are fully open. And we can serve it. There we go. Guys, mussels and clam with penne and tomato sauce. It's Mom in the kitchen for you. Hope you enjoy it. Share the video if you can. Click like. You make me happy. Ciao ragazzi da Mau, allora. Un salutone, condividete se vi fa piacere e vi fate contento. Un abbraccio, alla prossima. Thank you.
Ciao ragazzi, alla prossima.